parlato lentamente. Caterina aveva lunghi boccoli biondi, piccole mani, piccoli piedi, era bella e... Però era piccola. Piccola. Piccola, piccola, piccola. Quando aveva 4 anni tutti dicevano, bella questa principessa, quanto ha? 2 anni? No, ne ho 4. Quando aveva 8 anni tutti dicevano, che carina questa principessina, che cosa ha? 3 anni? Forse era così, le cose cadono ma poi ricrescono, tutto ricresce e forse anch'io posso crescere ancora. E così, finita la terza caramella, si sentì un po' più... Riguardò nella sacca, il suo specchio, ma no, meglio non guardarsi. Chiuse la sacca e si rimise in viaggio. C'era un bel porcino e in quel porcino vivevano tre porce. Tre porcellini, papà porcello, mamma porcello e i 3 figli che erano 3 porcellini, o meglio 2 porcellini e una porcellina. Una porcellina. Piccolo di tutti, era un bambino che quando nacque misurava come un pollice e per questo gli avevano messo nome Pollicino. E poi saltò da una rupe all'altra, passò anche dalla rupa di Campotrera e poi saltò il fiume e continuò e si avvicinava sempre di più, i bambini non dovevano arrivare e saltava da una montagna all'altra. Fratelli, correte più forte, sta per arrivare l'orco. Senti, prendela, no, infilatevi in questa caverna, sotto questo grande masso, sotto.